Un convegno aperto a tutti su prenotazione, con i posti molto richiesti, a organizzarlo la Croce Rossa di Casalmaggiore nella propria sede di Via Repubblica, dove il dottor Antonio Cuzzoli da qualche mese ha il proprio ambulatorio. Proprio Cuzzoli è stato uno dei relatori, assieme al presidente di Croce Rossa Casalmaggiore, Rino Berardi, e a Cosimo Ottomano della direzione medica di SYNLAB Italia. Il tema è stato quello delle anemie, a volte poco considerato ma molto indicativo invece perché non troppo complesso da rintracciare e specchio fedele dello stato di salute generale del paziente. Il laboratorio può fare molto nella diagnostica delle anemie, così come delle altre malattie ematologiche importanti. Le anemie hanno svariatissime cause e gli strumenti che noi abbiamo per arrivare a capire davanti a quale forma di anemia siamo sono molteplici, vanno adoperati per come si deve, o direttamente o talvolta anche come test riflessi, nel senso che in funzione di come abbiamo alcuni risultati, possiamo muoverci per fare ulteriori indagini. Un elemento importante che bisogna considerare da parte delle persone che si sottopongono, per esempio, al test più famoso di tutti, che è l'emocromo citometrico, è la raccomandazione di stare seduti qualche minuto prima dell'esame, perché altrimenti i risultati vengono falsati. E si ha l'impressione di avere una minor concentrazione di emoglobina e di globuli rossi quando invece non è così. Quindi anche il paziente in questo caso, per esempio, può contribuire al successo dell'analisi. E in funzione di come noi stiamo, ci emoconcentriamo, ci emodiluiamo.